Guidati da Antonio Manicone, 4 presenze e 2 gol con l'Under 16 allenata da Antonio Rocca. Dopo l'estate 2007 sale di un'annata e passa pertanto all'Under 17 di Luca Gotti, oggi tecnico del Treviso, con cui colleziona 13 gettoni e 2 gol fino al marzo 2008, mentre in maglia nerazzurra vive la stagione fra allievi nazionali, quelli allenati da Daniele Pe. Sul pallone, vediamo, parte la traiettoria, c'è il tiro e c'è il gol del 6-0 realizzato mi sembra da Santon, vediamo se riusciamo a rivedere bene a distanza, sì, è proprio, si tratta del numero 8 Santon, lo stesso concetto, palla recuperata poi da un buon intervento con Santon che scambia con Dell'Agnello, entra in area, Santon è solo e bravo, è bravo perché riesce a guardare il portiere prima di calciare e quindi lo beffa con un colpo sul palo opposto. Rivediamo l'azione, Dell'Agnello mette un buon pallone a Santon che entra in area, vedete che guarda il portiere e poi lo piazza, lo spiazza. L'autore del gol viene basso a prendere palla, batte lunghissimo cercando Santon, largo sulla sinistra, lo trova con una giocata calibratissima. Attenzione, uno contro uno con Santoro, cerca di andare al cross, lo raddoppiano, buono il movimento, guadagna il fondo, attenzione, buona la palla fuori per Fossati, c'è il tiro e che gol! Questo è un bel gol. 18 il raddoppio di Marco Fossati, la grande azione di Davide Santon che semina scompiglio nella difesa della Vogherese, poi palla fuori, colpo di collo pieno sinistro, palla che piega quasi. Vediamo Fossati, parte invece Santon, la barriera, Dumitru, chiamano giù con un compagno, vince un contrasto, attenzione in area Dumitru, poi in qualche maniera va a chiuderlo Santon. La formazione di Bernazzani, si sblocca la partita al terzo della ripresa. Joel Obi, Inter 1, Empoli 0, splendida azione, ha iniziato il secondo tempo con il piede giusto, la formazione di Daniele Bernazzani, rivediamo il sinistro imparabile a colpo sicuro di Joel. Il cambio di lato rapido, infatti così è Santon, c'è spazio adesso da quella parte, Santon in verticale per... Per i suoi si ricaccia in un imbuto, allora Inter che riesce con D'Angelo a recuperare il pallone. Destro. Giocatori della panchina interista, però soprattutto Ayman Napoli pronto all'ingresso sul terreno di gioco. Intanto seguiamo Santon, palla in gioco, proprio il 91 che arriva in area di rigore, serie di finte, Santon mette in mezzo, c'è un calcio di rigore per l'Inter, ingenuità clamorosa a centro area, mi è sembrato di Poli e poi Rossini che allontana il pallone, ma il primo tocco dovrebbe essere di Poli. Calcio di rigore per l'Inter, ho visto allontanato Eramo. Questo cross per Ribas al limite dell'aria, il tocco di mano, sì, c'è Poli. Stato di Poli. Gesto scomposto. Da considerare volontario, certo, secondo l'arbitro. Esattamente la situazione del primo tempo.